Erzgolastra, Manfroi. E ancora Fabiano! Fabiano Assad! È tornato Fabiano! Tripletta! La Tombesi chiude il suo campionato con una vittoria bella e importante. Bella perché è un 7-4 con un grande secondo tempo ai danni della seconda forza del campionato, il Futsal Cobà. Ed è una vittoria importante perché la contemporanea sconfitta del Cus Molise contro la Vis Gubbio permette alla Tombesi di scavalcare i molisani e di chiudere al terzo posto in classifica la stagione regolare, di affrontare proprio contro il Cus Molise il turno di playoff in casa, potendo contare su 2 risultati su 3. Era iniziata però molto male per la Tombesi, che si era ritrovata sotto dopo 5 minuti per 3-0 con le reti di Marchigiane a firma di Manfroi, Sgolastra e Napoletano. La Tombesi però prima del fischio finale del primo tempo era riuscita ad accorciare le distanze con la prima rete in A2 da parte di Paolo Romagnoli. Paolo Romagnoli che si è ripetuto a inizio secondo tempo con il 2-3 che ha definitivamente riaperto la partita. La Tombesi si è rimessa definitivamente in carreggiata con il 3-3 firmato da Fabiano Assad, ma il Cobà, che pure non aveva nulla da chiedere da questa partita, non voleva assolutamente tornare a casa a mani vuote e ha ritrovato il vantaggio, il 4-3 con Bagalini. A questo punto però la Tombesi, trascinata ancora da Fabiano Assad, sigla prima il 4-4 con Wilmar Pereira, poi il 5-4 con Antonio Masi, che diffidato ha giocato pochissimo al pari di Silveira, nei pochi minuti in cui è stato utilizzato ha fatto in tempo a segnare il gol, e poi a porta vuota difendendosi contro il portiere di movimento la Tombesi ha trovato prima il 6-4 e poi il 7-4, entrambi a firma di Fabiano Assad, oggi ripartito in quintetto dopo parecchie settimane di assenza a causa infortunio. Il brasiliano trova la tripletta, chiude il campionato a quota 17 gol, miglior marcatore della Tombesi. La Tombesi fra 2 settimane si giocherà l'accesso alla finale dei playoff in gara secca contro il Cus Molise. Cioè, io sono contento di quello che ho potuto aiutare oggi. So che abbiamo una rosa che sta facendo tutto e di più per portare questo progetto fino al più alto possibile. E mi mancavano le partite, mi mancavano queste situazioni importanti, e sono contento che sono riuscito a giocare l'ultima partita della prima fase per poi cominciare a pensare nella parte più. Siamo con Massimo Morena, che per tutta la stagione è stato chiamato scherzosamente nell'ambiente tombesi mister direttore, perché direttore tecnico della società, ma con un passato importante da mister, da allenatore vincente della Tombesi. La squalifica di Daniele Di Vittorio ti ha riportato in panchina in queste ultime 2 partite, 2 vittorie, questa in particolare, in una gara molto particolare, però una vittoria senz'altro esaltante. Sì, è stata una partita molto difficile, vera, e le qualità del Cobà non siamo qui a elencarle perché sappiamo il valore dell'avversario, e nei primi 5 minuti ci hanno messo in grosse difficoltà, poi abbiamo cercato di riorganizzarci e a fare quello che sappiamo fare, e si è vista subito un'altra Tombesi. E nel secondo tempo abbiamo prestato un po' di più gli avversari, cercando di creare più difficoltà a loro, e ci siamo riusciti, e siamo riusciti anche a recuperare e subito il risultato, e penso che sulla vittoria sia stata meritatissima. Ecco, infatti dopo 5 minuti molto difficili iniziali, poi un secondo tempo veramente su grandissimi livelli, riuscendo a non far ammonire i diffidati Silveira e Masi, che comunque sono entrati in momenti topici della partita. Masi ha segnato, Silveira ha difeso contro il portiere di movimento, quindi penso per te doppiamente contento anche per questo. Sì, sono contentissimo perché i ragazzi, come al solito, hanno dimostrato anche oggi grandissima professionalità e attaccamento alla maglia. Era rischioso utilizzare i giocatori diffidati, ma si era creata una situazione dove eravamo costretti a utilizzarli, perché con le rotazioni eravamo proprio a corti di uomini, e sono contento perché si sono fatti trovare pronti, hanno dato una grossa mano alla squadra, e adesso ci giocheremo questi playoff sicuramente da protagonisti. Ti chiedo una parola su 2 singoli, Paolo Romagnoli, che ha nemmeno 18 anni, fa doppietta in A2, e Fabiano Assad. Che giocatore è e quanto è mancato alla Tombesi? Le qualità di Fabiano le conosciamo tutti, e oggi per noi è stato importantissimo recuperarlo, e si è visto in campo. È un grandissimo giocatore, ha dato i giusti tempi alla squadra, ha dato quella tranquillità che ci serviva,
e se, secondo il mio punto di vista sarà un acquisto per la Tombesi per i playoff. Per quanto riguarda Romagnoli, un ragazzo straordinario che ha dimostrato dal primo giorno della preparazione di esserci, di voler crescere con questa società, lo sta facendo bene, gli stiamo dando fiducia e questo è un patrimonio della società secondo me e ce lo teniamo stretto anche per i playoff. La Tombesi chiude al terzo posto la stagione regolare approfittando della sconfitta del Cus Molise nell'ultima gara a Gubbio. Una domanda che ti faccio da direttore tecnico, quindi da dirigente che ha costruito questa squadra. Il terzo posto finale rispecchia il valore della Tombesi? Ma secondo me per quello che abbiamo visto sì, perché ho detto anche alla società ha vinto la squadra che ha avuto più continuità in Manfredonia. Al secondo posto è arrivata la squadra che aveva l'organico più forte del girone e terzi siamo arrivati noi che secondo me eravamo tra le tre pretendenti. Peccato perché il Manfredonia è riuscito a giocare quasi sempre, noi purtroppo no, per via del Covid. Però va bene così, e adesso abbiamo tutto il tempo per disputare questi playoff da protagonisti. Tra due settimane con il Cus Molise ti dovrai riaccomodare in tribuna, ti peserà? No, assolutamente no, perché c'è Mister Di Vittorio che ho voluto fortemente insieme alla società per questo percorso di crescita che abbiamo intenzione di fare con questi ragazzi. È giusto così, io mi sono fatto trovare pronto. Avevo dato disponibilità alla società, nel caso dovesse succedere qualcosa al mister io ho detto subito che ero pronto a rimettermi in panchina, però adesso torno a quello che è il mio ruolo del direttore tecnico e sarà sicuramente il mister Di Vittorio a guidare la squadra per questi playoff e sono sicurissimo che farà bene. Con il presidente Alessio Tombesi, al quale chiedo se ci credeva in questo terzo posto finale, visto che il Cus Molise aveva una partita da recuperare, aveva due punti di vantaggio. Invece la Tombesi ha chiuso bene facendo il suo dovere con due vittorie, gli avversari invece hanno chiuso con due sconfitte. Insomma, fare i playoff da terzi anziché da quarti è un bel vantaggio. Ma sinceramente non ero tanto fiducioso perché comunque il Cus Molise doveva recuperare in casa una partita con il Giovinazzi. Non aveva nulla da chiedere al campionato. E poi con la loro sconfitta questa settimana ci abbiamo creduto e oggi il risultato nostro, il risultato della sconfitta del Cusi si fa avanzare di un posto in classifica al terzo posto e quindi il vantaggio di giocare almeno la prima gara in casa dei playoff. Ti faccio una domanda secca, abbiamo chiesto prima al direttore, oggi mister Massimo Morena, se secondo lui il terzo posto finale rispecchia il valore della Tombesi. Lui è stato d'accordo, tu sei d'accordo? Ma guarda, io quanto abbiamo raggiunto i playoff a Castelfetardo, avevo fatto un post su Facebook. Questa società con 5 anni, il minimo traguardo è stato il quarto posto e il primo anno in Serie B. Tra parentesi tolto l'anno dell'anno scorso che abbiamo, quindi abbiamo fatto dei risultati eccezionali in questi 5 anni di nazionale che sinceramente penso che la società Nicola Barone che diciamo è il mio braccio destro e tutti i componenti della società abbiano fatto un lavoro, compreso giustamente il giocatore, con un grandissimo lavoro e quindi questo è il premio all'umiltà perché ha fatto un lavoro di nascosto, in silenzio, con tanti sacrifici non solo economici ma anche personali e quindi penso che sia veramente un grande traguardo per un lavoro fatto da tutta la società della Tombesi.